E what's up ragazzi, Un buon bentornati sul canale, palazzo. benvenuti. Benvenuti in questo nuovo quinto episodio della serie di Destiny 2 Oltre la Luce. Nello scorso episodio abbiamo sventato l'attacco che Eramis voleva mandarci contro, ovvero l'aprire quel gigantesco portale Vex costruito da Clovis Bray e liberarci un'idra bellissima, incredibilissima. Tuttavia, siamo riusciti a sventarlo e abbiamo visto anche un'interessantissima cutscene riguardo il passato degli Elixni, e quindi il tradimento da parte del viaggiatore e l'attacco da parte dell'oscurità. Ci siamo Bella lasciati. Stasi, mi ricorda quanto siamo diversi, anche se tu puoi controllare l'oscurità per il bene. Nulla cambia il fatto che io sono stato forgiato nella luce. E questo, beh, va contro tutto ciò che sono. E già, questo è il tema ricorrente che continuiamo a ritrovarci, ovvero il fatto che lo spettro sta letteralmente andando contro la sua natura. A me un po' dispiace. Eh sì, perché non so effettivamente poi come andrà a finire la faccenda. Non so se magari lo spettro farà una brutta fine, se noi faremo una brutta fine. Non ne ho proprio idea. Lo spettro è il vero Mai protagonista. avrei immaginato di vederti brandire l'oscurità. Forse una volta sconfitta Eramis, non ne avrai più bisogno. Vedete, c'è Speriamo. comunque una speranza da parte dello spettro che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo per necessità, che ovviamente l'oscurità non l'avremmo mai brandita se non fosse stato necessario, ma ovviamente noi vogliamo congelare la gente in crogiolo, quindi continueremo a brandirla. Va bene, quindi a questo punto dobbiamo andare a sintonizzare quest'altro nodo. Diciamo che se pensiamo al loro scopo originale, in realtà Eramis è stata un po' deviata perché effettivamente all'inizio loro volevano semplicemente trovare un posto dove stare tranquilli e indisturbati, magari non con il clima più ottimale possibile, però un posto tranquillo. Mentre quello che ci ha raccontato Varix è che la storia di Eramis è una storia di pura vendetta contro il viaggiatore che li ha abbandonati quando l'oscurità li ha attaccati. E da qui ci siamo posti anche la domanda se Eramis sappia che è stata l'oscurità ad attaccarli, e che quindi sia la rabbia contro il viaggiatore sia tale da superare questo piccolo cavillo, o se oppure non lo sa. Eramis sta inviando un'altra trasmissione a lungo raggio. Giorno del giudizio incombe, miei cari Elixni. Un altro pilastro della nostra splendida società è stato abbattuto. Raxis, amico caro, la tua morte per mano di quelle marionette sarà vendicata. Presto si pentiranno di quello che hanno fatto. Interverrò personalmente. Non permettete a questa feccia di abbattere altri nostri fratelli e padri, altre nostre sorelle e madri. Siamo il futuro della nostra specie e distruggeremo chi oserà minacciarci. Dicevo, abbiamo la conferma che Praxis è un maschio. Te l'ho detto. Vediamo se possiamo aprire questa cassa. No, ancora il quadratino che è l'ultima che sblocchiamo. Ah, guardate che figo, questa qua è proprio la stanza della cinematica iniziale. Sì, del congresso. Dove stiamo per entrare, tra l'altro. Permesso? E vai, terza prova gratuita. Alla quarta l'abbonamento entra in vigore in automatico. E niente, il cardio mi deve rubare l'oscurità. Sbaglio, stavolta è durata di più. No, più che altro mi è sembrata un po' più energetica. Sì, decisamente più energetica. Che vuol dire? Cioè con più tempesta, più. Proviamo a usarla in combo, tu li congeli, io li esplodo. Che fighi, i cristalli sono veramente belli, eh. Sono veramente molto molto belli. Ok, sì. Devo dire che la super dello stregone in PvE non mi fa impazzire. Più che altro Insomma, è perché. forte invece. No, invece non. Capisci che è una cosa allucinante. Insomma, quello dello stregone, insomma. Perché Serve a il. quello. Ma A non è chi è vero. questo?
Perché il problema di quello dello stregone è che uccide solamente quelli che congela. Cioè, se io faccio certo. l'esplosione, non, quelli non congelati non li tocca. L'attacco leggero spara solamente tre colpi, quindi immagino di quello che andremo a scegliere adesso. Del Technopath. Quindi magari, non so, se usata in combo probabilmente sarà più, più utile. E niente, fine prova della solita numero 3. Fa attenzione, guardiano. Questa è la stasi al massimo della sua potenza. Esattamente. Non lo nego, mi spaventa. È solo che non voglio che ti si ritorca contro. Ha una presa sinistra. Evidentemente lo spettro percepisce qualcosa che noi non riusciamo a percepire. Va bene, quindi andiamo da Varix e sentiamo cosa ha da dire. Eramis voleva riportare gli Elixni agli antichi fasti. Varix voleva seguirla, ma la rabbia l'ha resa cieca e Varix ha aperto gli occhi. Eramis non può salvare gli Elixni e noi non possiamo salvare Eramis. Dobbiamo aiutare gli Elixni che vogliono sfuggire a Eramis. Dobbiamo offrire loro una seconda possibilità. E poi nulla più ti impedirà di mettere fine al suo regno. Ok, quindi Varix si è definitivamente deciso ad andare contro Eramis. Ormai quella che una volta era un'amicizia, un'alleanza, ormai non è più considerabile. Diciamo che la follia di Eramis ha raggiunto un livello tale da non permetterci di... da non poterci più permettere di riportarla indietro. Esattamente. Mi dispiace un pochino. Invece non ci dispiaceva perché la volevamo uccidere. Va bene, detto questo, stiamo andando a far evacuare lo skiff con la gente che appunto non vuole seguire Eramis. Quindi quei fatti di Celixni che sembrerebbe siano ancora devoti alla causa del viaggiatore. Ok, non ho capito dove dobbiamo andare. Schifo alleato è trattenuto da un campo di contenimento. Mi richiede il codice del segnalatore di campo. Ah, ce l'avrà lui. Sì, a occhi direi di sì. Perché è grosso e ha un puntino in faccia. Oh, mamma mia, ma sto lanciando ha doppato combina istantanea, bellissimo. Pam. Anch'io. Però mi sono suicidato. Ok. Stazione disattivata, ma mi sa che ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra di là, c'è. Ok, lo skiff può fuggire. Ciao nello skiff. Ciao nell'arconte. Dateci i sordi. Amico mio, grazie. Presto gli elixni che nutrono speranza saranno in salvo. Misrax, Kel della luce, li aspetta. Misrax, chi è? Fratello di Mitrax? È giovane, inesperto. Ma sperare è lecito, sì. Noto che usi i poteri oscuri più saggiamente di Eramis. Forse la corruzione non deriva dall'oscurità, ma dalla collera. Speriamo sia così. Insegnalo a Eramis. Vai. Insegniamolo a Eramis e completiamo la missione che è dell'oscurità, che non vorrei dire, ma mi sa che è l'ultima, forse. Che è dell'oscurità, penso che sia proprio contro Eramis. Quindi... la Kel! Perché è una Kel emancipata. Giusto. Conosce il suo valore e crede nell'abolizione del patriarcato. Quindi abbiamo la missione. Let's go. Meglio mi sento. Meritano la salvezza lontani da Eramis. Una vittoria, sì, ma ne restano. Basta cadere. Ma tutti questi non vogliono essere salvati? Moriranno tutti. Niente più traditori come te, indegni del mio impero. Eramis non doveva essere un impero.
nostra ci è stata sottratta dalla grande macchina. Finché essa vive, per noi non c'è alcuna casa. Proprio una rabbia cieca quella contro il viaggiatore. Sì, sì, sì. Cioè, qualunque cosa è colpa del viaggiatore. Varix aveva confidato nella nostra antica amicizia, ma dopo ciò che ha fatto, ho capito di essermi sbagliato. Sai perché ci chiamano caduti? Non fu il nostro stravolgimento a conferirci quel nome. Siamo caduti perché Lixni come te non hanno avuto spina dorsale. Per l'umanità siamo sempre stati deboli, sempre condannati. Ma sapevo, dal momento in cui la grande macchina ci abbandonò, cosa andava avanti. Ero l'unica che aveva la forza di farlo. Perciò perduto. Ma l'amica che pensavi di avere non è mai esistita. Proprio non cattiva violenza. Poverino, sai come si tiene? Non è che è stato frenzonato Varix, è stato proprio... Meno che frenzonato. Vitalizzato, non so. È stata cattiva. Però capito, questo sembra il... Sapevo quel che dovevo fare e andava fatto. Cioè sembra il proprio il vaneggiare di un folle. Sì, sì, effettivamente sì, perché comunque c'è, cioè, appunto, qualunque cosa... Accecata, qualunque cosa rabbia, è colpa del viaggiatore. Varix è tutta colpa sua perché l'ha traditi, quindi proprio sì, a tutti gli effetti sembrerebbe essere colta da una follia di cui lei non dovrebbe essere la causa, perlomeno così sembra. Sembrerebbe, no? Però ripeto, se succede a lei che l'oscurità la corrompe in qualche modo, non vedo perché non possa succedere anche a noi. Già. Sono un po' in dubbio. Basta non farsi prendere dalla rabbia. Siamo tutti molto calmi. Quindi non andremo in crogiolo fino a che... Non so, fino a crisi. Secondo me lei ci ricorderà della morte di Cade. Noi ci arrabbieremo, diventeremo oscuri, ammazzeremo Varix. No. Varix. Sarebbe fichissimo, e... però no, dai. Mi credi, Paz, vero? Un giorno capirai. Quando la tua città crollerà e la tua gente morirà. Quando il tuo viaggiatore ti abbandonerà. Ma guarda, vai tranquilla che il viaggiatore non ci abbandona perché ci ha già provato e Rasputin ha detto no, bombe. Quindi in realtà noi avremmo fatto la stessa identica fine dei caduti se non fosse stato per Rasputin. Si sa sto viaggiatore che intenzioni ha. Ma questo, era l'amico suo, quello che stava alla cripta? Sì. Oh, ops. Ma fammi il piacere, Varix. Sei qui solo per nasconderti, come un vigliacco. Che figo, no! Buono. Liberare i Vex mette gli Elixni in pericolo. Molti sono già morti. Eravis, la vigliacca, sei tu. Mamma mia, Varix si è innervosito, eh? Non so che pensare. No, è vero, nemmeno io, sinceramente. Perché, cioè, Varix sta un attimo nervosendo, solo che, vabbè, se magari viene in prima persona invece lo manda a noi. Eccola, no, Pixis. Ops, ripone per Pixis. Dove sta già la vita? Eccola. Eccola, Eramis. Che figo! Come andate a vedere? Oh, no, scusa. Come deve andare la nostra fine? Dai, no. Dai, fai che facciamo che no. Oh, che sono tutti questi cristalli? Mica me l'ho accorto. Iniziamo a tirargli qualche razzo, va? Vabbè, ma non ha vita, dai. Mamma, guarda. Fa giù come è niente. Storia.
Dammogli tempo di fare i dialoghi. Pesante, no. Cazzino, cazzino. Ma già morto? Le tue catene. Tutto quel potere sprecato al servizio di falsi dei. Permettimi di aiutarti a romperle. Spettro! Così io non posso. Mi spiace. Ha! Guarda cosa ho fatto per te. Niente più luce. Niente oscurità. Guardati dentro. Concentra il tuo potere. Interessante. La sola cosa che devo rompere qui sei tu. Vieni, marionetta. Perché non mi mostri che cosa ti ha dato la libertà? Mamma mia, ma che gli ha detto? Bastardo. Che gli ha detto? Secondo me comunque ha usato la forza, perché l'ignota con quella voce. Ci basta. E qui abbiamo la stasi potenziata. Rimarrà stavolta? Ce la fa con l'interiora questa? Sì, sì, è passione macellaio. Vai, 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 combo, tira i pugni e la faccio esplodere. Oh no, sono volato via. Vola, piccolo stregone. Ah, vedi, si sta triggerando. Vabbè, ha fatto la muraglia cinese davanti. Tutta questa sicurezza quindi in realtà derivava dal fatto che lei fosse l'unica ad aver ricevuto i poteri dell'oscurità, quindi in qualche modo si sentiva, al contrario di come si sentiva nei confronti del viaggiatore, speciale, mentre quel viaggiatore si sentiva proprio tradito, abbandonato. Magari c'è qualche complesso, tipo il padre l'ha lasciata piccola. E niente, quindi rippone per Aramis. Abbiamo finito, sembrerebbe, la campagna di Oltre la Luce. Andiamo a parlare con l'ignota. Lei è stata congelata nell'oscurità? Sì, essenzialmente ha subito il nostro stesso destino, ovvero anche noi siamo tutti congelati, solamente che non ho capito perché noi siamo riusciti a liberarci. Ma adesso rimane qua questa? Mi sa di sì, ma è una figata inaudita. Bellissima. Va bene, quindi andiamo a parlare con... Oh, guarda così. Ci facciamo la miniatura. Così. No, magari non così. Col selfie. Andiamo a parlare con l'ignota e vediamo se ci spiega magari quale forza infusa ci ha mandato. Ora vedi. L'oscurità alberga dentro. Ti invita. Come ha fatto con molti altri. Attraverso cicli vitali. Linee temporali. Oltre il nostro c'è un altro mondo. Un mondo pervaso dall'oscurità, dove i guardiani hanno abbandonato la luce e ceduto alla tentazione. In quel mondo, tu non facevi eccezione. Ma qui, in questo mondo, luce e oscurità vibrano dentro di te, fianco a fianco, rafforzandoti. Tienilo a mente quando entrerai di nuovo nello Ziggurat.
Sei là per una ragione, una soltanto. Domare pienamente l'oscurità dentro di te. È giunto il momento. Ti sta aspettando. Va bene, quindi a quanto pare il segreto era il fatto che noi siamo riusciti a conciliare luce e oscurità. E che nell'assenza di tutti e due, in quel momento, proprio questo riuscire ad averli conciliati ci ha permesso di liberarci e di utilizzarli tutti e due. Ma fighissima questa cosa che esiste un'altra linea temporale. Ma ti ricordi che noi l'avevamo prevista sta cosa? Eh sì. Questa piccola curiosità. Noi all'inizio di Destiny 2 avevamo messo in giro una foto fake per vedere se si sarebbe diffusa questa teoria. E avevamo pensato che l'ignota potesse venire da un'altra linea temporale, un'altra dimensione in cui esistevano i guardiani oscuri. E effettivamente è proprio così, ci abbiamo chiappato. Nonostante l'immagine fake fosse veramente brutta, adesso andiamo a prendere. Era veramente brutta. Andiamo a prendere finalmente i nostri poteri della stasi. Stasi suprema. Presa. Siamo dentro la piramide. Au. Voglio solo che tu sappia che sono qui con te. Nell'oscurità o nella luce, saremo sempre soci. Carino. Puzzolo. La promessa di matrimonio. Questo è il vagliatore, no? Teoricamente. Accogliamo l'oscurità dentro di noi? Oddio, no. Non lo volevo fare. Verso il futuro! Parla con l'ignota, abbiamo ufficialmente sbloccato la stasi. Sottoclasse dell'oscurità. Acquistato la sottoclasse della stasi, apri la schermata del personaggio per saperne di più. Dopo ne sapremo di più, ma prima andiamo a parlare con l'ignota. Sono un behemoth! Hai dominato l'oscurità interiore e mandato Eramis incontro alla sua fine. È tempo di rivelarti la verità. Prima parlavo di un'altra linea temporale, la mia, dove Eramis viveva e la tentazione dell'oscurità prosperava. Pervadeva le menti dei buoni e predava i loro desideri, dando inizio a una nuova età oscura. Temevo che tali eventi fossero inevitabili, e nonostante lo tema ancora, tu mi dai speranza. La nostra lotta continua. Dobbiamo prevenire quell'oscuro futuro a ogni costo. Grazie a te. Non ho più davanti una fine ben nota. Solo un nuovo e promettente inizio. Quindi abbiamo ufficialmente una spiegazione su chi è l'ignota, da dove viene. Dammi subito senza proprio spiegare, infame. E anche il Catalyst. E effettivamente è proprio così, viene da un'altra linea temporale e si è ripresentata adesso perché questo era il momento che appunto poteva separare la nostra linea temporale dalla sua. È proprio qui che, grazie al fatto che Eramis è stata completamente posseduta dall'oscurità, il suo futuro è diventato quello che è. Va bene, quindi detto questo direi di andare un attimo in torre perché a quanto pare Zavala vuole parlarci. Adesso andiamo da Zavala che probabilmente adesso ci sgriderà. Oh, attenta qua di sotto, se cade è un problema. Guarda il viaggiatore quanto è pulito, mamma mia. Ma è stato così, va bene, parliamo con Zavala. Eramis non c'è più. I tuoi metodi possono essere discutibili. Andava fatto. Europa è una miniera di conoscenza dell'età dell'uomo. Quella conoscenza, buona e cattiva, appartiene all'umanità e non deve cadere in mano nemica. Senza la loro Kel, i caduti sono divisi e disorganizzati. Attacchi frequenti e mirati faranno sì che le cose restino così. Ho stretto un accordo con gli insonni. Immunità temporanea per Varix mentre ci aiuta a rendere sicura Europa. Personalmente non mi piace. Dopo quanto è successo a Kate. Ma ci sono minacce più grandi sulla nostra soglia. Ok. Quindi la situazione non sembrerebbe essere completamente conclusa. Infatti qui abbiamo un
la riconquista di Europa. Ma ragazzi, io direi che con questo episodio possiamo concludere la serie. Ringrazio tutti quanti per averla seguita, per averla supportata. Ovviamente nei prossimi video usciranno un sacco, nei prossimi giorni usciranno un sacco di video riguardo a tutte le novità del DLC. Io come ho già detto vi ringrazio ancora, vi ricordo se non siete ancora iscritti di iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Siamo la tua salvezza.